L'autopsia sul corpicino di Dario non è stata sufficiente, saranno necessari ulteriori approfondimenti di laboratorio per chiarire le cause della morte del bambino di 6 anni deceduto mercoledì scorso, mentre era in spiaggia a Margherita di Savoia, nell'Ido il Paradiso dei Giovani. L'autopsia, eseguita nel tardo pomeriggio di ieri dal direttore dell'Istituto di Medicina Legale di Foggia, Luigi Cipolloni, avrebbe escluso l'ipotesi di annegamento. Oltre a Cipolloni, nominato dal sostituto procuratore Dominga Lucia Petrilli, c'era il dottor Biagio Solarino, incaricato come consulente di parte per conto degli organizzatori della colonia estiva, alla quale aveva partecipato il bambino, indagati per mancata vigilanza e omicidio colposo, con altri soggetti che concorrono allo stesso reato rappresentati invece dalla dottoressa Carmina D'Ambra. Il piccolo, residente a Canosa di Puglia, sarebbe morto a causa di un malore. Da capire però se si sia trattato di un malore improvviso oppure dovuto a una patologia genetica non diagnosticata. Saranno eseguiti esami di tipo istologico, immunoistichimico per accertare eventuali malattie cardiache. Il bambino era in perfetto stato di salute, ha fatto sapere il legale dei familiari, Luigi Leo. Bisogna vedere se il Lido e la colonia avessero istituito tutte le accortezze del caso per tenere a bada i ragazzi, ha rimarcato. Stando a quanto ricostruito finora, in quel momento il bambino era in mare all'altezza della boa bianca, come riferito da alcuni testimoni oculari, quando un bagnante ha notato il piccolo in difficoltà. I soccorsi sono stati immediati, il bagnino dello stabilimento ha iniziato le pratiche rianimatorie, poi continuate dagli operatori del 118. È stato persino intubato, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Ora resta da definire la data del funerale, probabilmente giovedì. Funerali che saranno celebrati secondo il rito ortodosso nella cattedrale dedicata a San Sabino a Canosa di Puglia.